Fantino, Belisario, Benassi, presente, Caccamo, Carlone, Carrus, Cerquoni, Ciancio, Cofano, Coia, Giuliano. Giuliano è presente? No, non c'è. Gugliotta, La Daga, Lancia, La Notte, Lelli, Lenci, Lozzi, Matronola, Poli, Stelitano, Tredicine, Tutino, Villa Vitrotti. Allora, 16 consiglieri presenti, 8 consiglieri assenti più la Presidente Fantino, quindi abbiamo il numero legale per poter aprire la seduta. Nomino quale scrutatori della seduta i consiglieri Poli, La Daga, Coia. I suddetti consiglieri sono pregati di non allontanarsi se non previa comunicazione alla Presidenza. Grazie. Prima di procedere appunto all'ordine del giorno, comunico ai consiglieri che è a disposizione il verbale della precedente seduta di consiglio. Adesso c'è l'originale, si faranno alcune copie, sarà lì a disposizione, che metteremo in votazione, in approvazione alla fine del consiglio. Contemporaneamente metteremo, diciamo, insieme a questo verbale, il verbale della seduta di oggi, in approvazione seduta stante. Questo sempre alla fine dell'appunto all'ordine del giorno. Allora, punto all'ordine del giorno, inserimento del Parco dell'Appia Antica nel patrimonio mondiale dell'UNESCO. Chi è che presenta l'atto? Consigliere La Daga? Prego, consigliere. Grazie Presidente, buongiorno colleghi e rappresentanti degli uffici presenti e a tutti quanti. Dunque, l'atto che abbiamo in votazione oggi credo che vada nella direzione di altri atti che abbiamo votato in quest'Aula e di altre decisioni che abbiamo preso nelle varie commissioni in questi 3 anni, dove in più occasioni, a più riprese, ci siamo pronunciati per una valorizzazione, per una promozione dell'enorme patrimonio storico, archeologico e culturale che abbiamo sul nostro territorio. La presentazione di questa risoluzione era l'ennesima riprova di questa volontà e, insomma, mi auguro e spero che sarà la volontà anche di tutta l'Aula, così come è stata la volontà di 2 commissioni che si sono espresse, una la sesta all'unanimità, la prima francamente non ricordo, ma credo anche perché sull'atto, insomma, c'era stata una dichiarazione di intenti pressoché unanime delle forze politiche e anche, insomma, il contributo di molti consiglieri, insomma, sia di maggioranza che di opposizione, per alcune leggere modifiche che ne andassero a migliorare e a rendere più efficace il testo. Cosa si chiede con quest'atto? Nei mesi passati insomma, ci si è resi conto, proprio ragionando sul, come dicevo, sul patrimonio storico, culturale e archeologico che abbiamo, che nella città di Roma soltanto il centro storico è patrimonio dell'UNESCO, patrimonio mondiale dell'UNESCO, quindi nulla al di fuori delle mura aureliane, quindi, diciamo, del primo municipio per semplificare, è considerato patrimonio mondiale dell'UNESCO. Questa ci è sembrata una cosa che evidentemente, insomma, forse per semplificazione è stata fatta, ma ci sembrava non adeguato alle ricchezze della nostra città, e quindi abbiamo cominciato a ragionare su una porzione di territorio che non avesse solo un valore culturale e storico, ma anche ambientale e naturalistico, e quindi era ovvio ragionare sul Parco dell'Appia Antica, che investe parte del nostro territorio, del 7° municipio, con
diciamo, le due, i due parchi denominati Parco degli Acquedotti e Parco della Caffarella. E, abbiamo insomma, i proponenti, i firmatari dell'atto, prima di presentare e depositare l'atto, hanno avuto anche un'interlocuzione con l'ufficio del Ministero dei Beni Culturali preposto alla candidatura, quindi allo studio delle possibili candidature per il patrimonio UNESCO e alla fase istruttoria delle proposte. Una fase istruttoria che avviene o, diciamo, motu proprio da parte degli uffici, quindi per iniziativa propria del Ministero e dell'ufficio preposto a tale compito, ma sia anche su segnalazione dei cittadini o degli enti locali. E insomma, quando abbiamo chiesto se secondo loro la candidatura del Parco dell'Appia Antica poteva essere rispondente ai criteri richiesti dall'UNESCO, ci hanno detto che assolutamente sì, e anzi abbiamo saputo che c'era anche allo studio, insomma in fase di studio da parte dell'ufficio ministeriale, una proposta di candidatura di tutta l'Appia Antica. Quindi in questo momento il Ministero sta lavorando con una, appunto, con un iter parallelo per proporre tutta l'Appia Antica, da Roma a Brindisi e in particolare in alcuni tratti ovviamente più significativi, a patrimonio mondiale dell'UNESCO. Ecco, noi vorremmo che ci fosse in qualche modo un'istruttoria parallela o collaterale a questa e che nello specifico prenda in considerazione il Parco dell'Appia Antica. Ora, credo sia superfluo, inutile e non tedierò nessuno parlando dell'importanza di questo parco regionale, per cui insomma illustri studiosi e rappresentanti del mondo culturale romano e italiano si sono battuti nei decenni passati, e tra l'altro insomma a breve ci sarà una grande manifestazione l'8 maggio sull'Appia, denominato Appia Day, a cui stanno lavorando enti locali, enti nazionali, tra cui il Touring Club Italiano, ma anche molte associazioni, proprio per promuovere il Parco dell'Appia, in particolare richiedere la pedonalizzazione del primo tratto fuori da Porta San Sebastiano. Quindi insomma è un luogo di fondamentale importanza per questo quadrante, per il settore sud-est della nostra città. E il parco risponde, che fatica stamattina, risponde pienamente ai criteri che l'UNESCO indica per le candidature dei siti, quindi siti che devono avere una valenza archeologica, rappresentare in qualche modo dei simboli o degli unicum di rappresentanza territoriale a livello culturale, a livello storico, a livello naturalistico, e insomma riteniamo che il Parco dell'Appia Antica risponda in modo eccellente a tutti questi requisiti e che li abbia tutti in pieno. Dirò di più, da parte del nostro territorio, qualora si arrivasse ad una candidatura e a un riconoscimento del Parco dell'Appia Antica come sito del patrimonio mondiale dell'UNESCO, ci sarebbero anche alcuni vantaggi che come dire, sarebbero un po' ottenuti ob torto collo, ma comunque a nostro parere sarebbero ottenuti, perché ovviamente l'UNESCO, per mantenere poi un sito all'interno del proprio patrimonio, richiede che siano rispettati alcuni standard di cura dei luoghi, di manutenzione, di valorizzazione. Quindi questo in qualche modo obbligherebbe anche, ma ci sarebbe anche d'altra parte dei finanziamenti appositi per questo, quindi insomma anche quello sarebbe un gran vantaggio sicuramente per la nostra città e per il nostro territorio. Si richiede che appunto il sito venga ovviamente curato e valorizzato. Scusate, insomma, ci sembra per favore. Ci sembra che questa risoluzione con cui si chiede alla Presidente e ovviamente anche al futuro Presidente di questo Municipio, speriamo, di promuovere in ogni sede, anche con un'interlocuzione con la Regione, ovviamente il Parco è regionale, con tutti gli altri enti preposti, che sia promossa in ogni sede la candidatura del Parco dell'Appia Antica a Patrimonio Mondiale UNESCO. Ecco, crediamo che una visibilità del genere, questo potrebbe essere il primo sito, ripeto, il primo sito che entra nel Patrimonio Mondiale dell'UNESCO esterno alle mura aureliane sulla città di Roma. Secondo noi questo potrebbe avere una grande, ovviamente, vetrina di visibilità per il nostro territorio, per la parte insomma, che riguarda il settimo, ma insomma parte del parco è nell'ottavo, ma questo poco
insomma, abbiamo anche tentato un'interlocuzione con l'ottavo municipio proponendo lo stesso atto, quindi insomma comunque sarebbe una grande vetrina e visibilità per il territorio, con, riteniamo, ricadute anche su un turismo locale e anche insomma non soltanto locale, e ricadute sul turismo sappiamo che poi a cascata insomma questo il turismo può essere anche un volano economico importante di sviluppo locale e di valorizzazione delle realtà locali ricettive e tutto ciò che lavora attorno alla fruizione turistica dei luoghi. Quindi insomma davvero non vediamo alcun elemento di negatività che possa essere visto come una controindicazione a quest'atto, e speriamo che l'Aula, così come hanno fatto le due commissioni, possa esprimersi all'unanimità o comunque possa approvare quest'atto che va a totale beneficio per il nostro territorio. Grazie. Grazie a lei, consigliere Laddaca. Allora apriamo la discussione. Chi vuole intervenire? Consigliere Poli, prego. Grazie Presidente. Colleghi consiglieri, sì, velocemente per confermare ciò che già ha annunciato il Presidente Laddaca, anche la prima commissione ha effettuato una serie di passaggi diciamo parallelamente ai lavori della sesta commissione, contribuendo alla rimodulazione del testo, ancorché non in maniera così significativa, però accogliendo alcune proposte che sono state fatte dai consiglieri delle diverse forze politiche ed una in particolare del PD, che chiedeva di ampliare il raggio della risoluzione, che prima prevedeva anche il parco degli acquedotti, quindi un inciso per il nostro territorio. Si è, secondo me, giustamente ritenuto di fare riferimento al parco regionale nella sua interezza, e chiesto al Presidente della Sesta Commissione di avviare un'interlocuzione anche con il nostro ottavo municipio. So che cosa poi che il Presidente ha fatto, per cui la Commissione, una volta acquisiti i pareri paralleli delle due commissioni, ha proceduto ad approvare il testo così come oggi è posto all'attenzione del Consiglio, senza particolari difficoltà. Grazie. Grazie a lei. Altri interventi? Consigliere Tutino, prego. Grazie Presidente. L'importanza, ritengo, di questo atto a mio avviso è storica, perché guarda a questo territorio. Allora, alcuni elementi sono già stati esposti, ad esempio il fatto che non esistono al di fuori delle mura aureliane dei siti patrimonio dell'UNESCO. Perché ha un valore storico? Anzitutto perché prosegue il lavoro di Cederna anche non solo tecnicamente e culturalmente, ma finalmente qui la politica torna a anticipare una visione della città e non segue invece gli scandali o le lotte culturali, ma fornisce finalmente, come raramente accade e come raramente è accaduto, una visione di città. Questo è accaduto con la prospettazione della Barbuta nel Parco dell'Appia Antica, ed accade nuovamente con l'individuazione del Parco dell'Appia Antica come risorsa dello sviluppo del territorio a più livelli: turistico, ambientale, economico, culturale, e veramente come un elemento di identità internazionale di questo territorio. Questo apre grandi possibilità che oggi vediamo solo in piccolissima parte, e credo che forse un giorno coloro che oggi sono presenti in quest'Aula, tutti, al di là di tutte le divisioni che hanno attraversato quest'Aula e di tutte le divisioni che attraverseranno coloro che la riempiono nelle lotte future, coloro che oggi sono in quest'Aula potranno dire a se stessi
ai cittadini, ai familiari, ai figli. Io c'ero quando abbiamo chiesto di inserire il Parco della Appia Antica nel patrimonio mondiale dell'UNESCO. C'ero nel proteggere questo territorio, c'ero nel proseguire il lavoro di Cederna, c'ero nel proseguire il lavoro di Italia Nostra, di Oreste Rutigliano, c'ero nel proteggere questo territorio da nuove speculazioni, nuovi abusi e nel rilanciarlo a livello mondiale. Quindi sono molto grato a tutti coloro che hanno ritenuto di unanimemente sostenere questa proposta e anche a coloro che hanno spinto perché, nonostante i tempi stretti e la chiusura della consigliatura, si andasse comunque al voto su questo. È un momento prezioso che condividiamo tutti, di politica che dà una visione alta della città. Grazie. Grazie a lei. Consigliera Lenci, prego. Grazie Presidente, buongiorno a tutti. Ma io non ho nulla da eccepire, questo atto è stato visto, anche un po' modificato, però vorrei solamente allacciarmi al discorso che ha fatto adesso il consigliere Tutino, dove purtroppo ai nostri figli dovremmo anche dire io c'ero quando non abbiamo fatto delle cose importanti per questo territorio. Mi sembra quasi che ogni atto che presentiamo, quello per quanto riguarda i parchi, quello per quanto riguarda, che cerchiamo sempre qualcuno a cui scaricare la responsabilità, perché non siamo stati in grado di fare nulla. I parchi sono abbandonati, l'AMA è partita con una raccolta differenziata nell'extragrass, sta andando malissimo perché non per colpa dell'AMA, ma non c'è personale che possa, non è stata vista, non è stato fatto un ragionamento, un discorso serio su questo avvio e purtroppo viene poi visto nel momento in cui ci sono i problemi, invece andrebbe risolto prima, perché il territorio lo sappiamo prima come è fatto e quindi ogni intervento che noi facciamo dovremmo prevederlo prima. Questo che sta a dire, che mi volevo collegare appunto per poter dire che in questi 3 anni avevamo delle situazioni sul territorio tra decoro, sicurezza, che non siamo stati in grado di intervenire in maniera pesante. Oggi logicamente quest'atto, che cosa vogliamo dire? Certo, cerchiamo di far inserire il nostro parco, sperando che forse qualcuno abbia una visione di pulizia, decoro, di sicurezza migliore della nostra, perché noi in questo territorio, mi dispiace dirlo, non siamo stati in grado di poterlo portare avanti. Grazie. Altri interventi? Consigliere Benassi, prego. Sì, grazie Presidente. Io prendo assolutamente poco tempo perché molto è stato detto anche nei precedenti interventi riguardo l'atto, che conferma una linea che ha perseguito in questi 3 anni la Commissione Cultura di cui ho fatto parte, ovvero quello di valorizzare il patrimonio, creare delle iniziative senza fondi, perché gli unici fondi che ci sono stati girati nelle feste comandate erano un po' come la mancetta de pora nonna a Natale, quindi insomma direi che è anche bello concludere questa consigliatura con un atto che punta a valorizzare una risorsa strategica importantissima per questo territorio e bene così. Grazie. Grazie a lei. Altri interventi? Consigliere Ciancio, prego. Sì. Grazie Presidente. Anche io rilancio dicendo che è un'iniziativa lodevole e abbiamo incontrato la risoluzione in commissione urbanistica, abbiamo approfondito la situazione. Mi sembra che siamo su una linea importantissima, perché riqualificare, cioè acquisire al patrimonio dell'UNESCO solo il monumento di Massenzio, per me è una cosa straordinaria. Volevo invitare i consiglieri, forse magari già lo sanno, che l'8 maggio, proprio in occasione del ventennale della morte di Cederna, ci sarà un'iniziativa Appia Day,
quindi per la pedonalizzazione di tutta l'Appia. Questa iniziativa è portata avanti da Legambiente, Touring, Club, quindi cerchiamo di partecipare perché potrà rafforzare anche questa la nostra risoluzione che pone un obiettivo fondamentale. Se noi riuscissimo a valorizzare quello che Roma ha, potremmo sicuramente incidere sia sotto l'aspetto del lavoro, dell'impiego. La risorsa della nostra città è proprio questa, e molte volte mi ritrovo a dire che rivalorizzando il parco e tutto quello che c'è in esso, noi potremmo trovare sicuramente modalità di occupazione nuova. Io penso che il municipio nostro sia stato contattato per questo evento dell'8 maggio, che vuole proprio ricordare Cederna, che diciamo è il precursore di tutta questa spinta verso la riqualificazione del parco. E l'impegno che ha profuso negli anni è stato straordinario. Non devo dire nient'altro che mi auguro che il passaggio insieme alla Regione Lazio per la richiesta di questa nostra risoluzione sia un atto che arriverà, e a prescindere di chi oggi c'è in quest'aula, è un risultato per tutta la città, per tutti i cittadini, per l'Italia, ma per il mondo intero, perché un patrimonio come quello dell'Appia, che è rimasto intatto, è un patrimonio straordinario. Grazie. Grazie a lei, consigliere Ciancio. Altri interventi? Lo sapevi? Consigliere Caccamo. Lo sapevate di Appia Dei? Sì. Buongiorno. No, non c'ero. Io volevo riportare un po' ad argomenti più materiali questa bellissima risoluzione che stiamo per approvare e che ho apprezzato molto, perché anch'io faccio parte della Commissione Cultura, però siccome sono anche Presidente della Commissione Commercio volevo sottolineare l'aspetto di importanza che può avere in quanto questa risoluzione, se porterà al riconoscimento del Parco degli Acquedotti come sito UNESCO, può avere importanti ricadute economiche, come già è stato accennato. E, diciamo che portare il turismo in questo nostro municipio è un'operazione importante che può rilanciare appunto l'economia di questo territorio che, come in altri territori, purtroppo ha avuto enormi problemi in questi ultimi anni. Se i consiglieri ricordano, già in un'altra occasione il Consiglio ha avuto modo di approvare un'altra risoluzione che tentava di portare il turismo in questa parte della città. Abbiamo approvato una risoluzione che in occasione del Giubileo chiedeva all'amministrazione centrale di creare dei percorsi turistici che portasse appunto le persone, gli stranieri, da noi. Purtroppo questa risoluzione è rimasta disattesa. Speriamo invece che questa risoluzione, che io approvo molto, che spero venga approvata da tutta l'Assemblea, possa portare a riconoscimento di questi nostri, questo nostro grande patrimonio archeologico, storico e culturale come sito UNESCO. Grazie. Grazie a lei. Altri interventi? Non ci sono, passiamo alla dichiarazione di voto. Ci sono dichiarazioni di voto? Consigliere Laddaga, prego. Grazie Presidente, forse superfluo, ma ovviamente ci tenevamo a ribadire che siamo assolutamente favorevoli a quest'atto e insomma ringraziamo tutti i presenti, visto insomma che siamo agli ultimi giorni, visto anche le modalità di convocazione di questo Consiglio, ma insomma della presenza, della partecipazione e della condivisione dell'atto a partire dalle commissioni fino a questa mattina. Grazie. Altre dichiarazioni di voto? Non ci sono, passiamo alla votazione. Allora, chi è favorevole?
tutti da sopra, sì, la notte, matronola che fa? Matronola che cosa? Lenci e notte. Facciamo la controprova veloce. Chi è contrario? Nessuno. Chi si astiene? Nessuno. Allora, l'atto è approvato all'unanimità dei consiglieri, 17 voti a favore, nessun contrario e nessuno astenuto. Allora, adesso io metto, come ho detto all'inizio, in approvazione, chiaramente senza votazione, verbale della precedente seduta, verbale numero 9, e mettiamo in votazione seduta Santi il verbale di oggi, che in approvazione verbale di oggi. E non so se faremo altri consigli, e questo potrebbe essere anche l'ultimo. Io credo che se fosse l'ultimo abbiamo chiuso bene con un'approvazione di un atto all'unanimità di un certo valore, e credo che, diciamo, non ci poteva essere chiusura migliore di questa consigliatura. Allora, ci sono osservazioni sui due verbali? Ripeto, verbale numero 9 della precedente seduta e verbale numero 10 della seduta di oggi. Se non ci sono osservazioni, li diamo per approvati. Grazie. Lo svolgimento della seduta, consigliere Matrone. È abbastanza esperto per saperlo. Allora, grazie a tutti e buon lavoro.